Bentrovati a tutti e a tutte, inizia qui la puntata di Non di Solo Pane. Siamo nei giorni di carnevale e siamo qui al Palazzetto dello Sport di Gravellona per una giornata che si chiama Io Lavoro, organizzata da tante associazioni, da tante reti, il Centro per l'Impiego e DCO Formazione e tante altre persone che ci hanno seguito. Io sono qui, vedete, con gli amici richiedenti asilo, ma c'è anche uno scoop perché sono qui anch'io a cercare lavoro e questa è una notizia interessante per Carnevale e quindi questa offerta di lavoro che mi è stata fatta valuterò se tenerla in considerazione. In ogni caso credo che sia stata una giornata importante perché era una domanda e un'offerta. Molti cercano lavoro, e qui siamo seri, e molti offrono lavoro ma non trovano manodopera. E allora ci sembrava bello iniziare questa riflessione qui da questo luogo che ha offerto questo incontro tra richiesta e offerta. Ma adesso lasciamo la parola a Don Angelo che è in grado di dire cose più serie. Dal Palazzetto dello Sport di Gravellona, giovedì di Carnevale, la linea a Don Angelo. Don Renato, cari amici e amiche di Non di Solo Pane, vi faccio solo un piccolo saluto, poi settimana prossima incominceremo insieme la Quaresima. Questa domenica di febbraio coincide anche con la liturgia della Madonna di Lourdes e quindi credo che possiamo invocare nella preghiera il dono della pace per l'umanità, per la terra di Gesù, per la terra dove è nata Maria. Il mio amico Padre Re dice sempre che a Lourdes vanno tante persone, mentre a Nazareth, dove è nata la Madonna, ne vanno poche e adesso ne andranno ancora meno, vista la guerra. E quindi il mio pensiero va a quella terra e va alle persone ammalate nel corpo, nello spirito, nell'anima. Tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti dall'incontro con il Signore e dall'incontro con la verità che abita dentro di noi. Allora, caro Don Renato, per questa settimana ti saluto semplicemente così, insieme agli amici che ci seguono, e viviamo insieme bene la preparazione al tempo di Quaresima che ci aiuti davvero a convertirci dentro di noi e fuori di noi. Eh sì, grazie a Don Angelo che, anche se con brevi parole, ci ha riportato appunto a questa domenica, alla festa della Madonna di Lourdes, alla terra di Gesù, alla tragedia di Gaza. È vero, abbiamo fatto quel video iniziale il giorno di Carnevale, giovedì, il giovedì grasso. Abbiamo ancora questi giorni di Carnevale, soprattutto per i bambini e i ragazzi, e poi mercoledì sarà 14 febbraio, il mercoledì delle ceneri, per iniziare la Quaresima. E come vedete anche da questa foto, se andate sul sito di Pax Christi Italia o anche di Bocche Scucite, trovate questo piccolo sussidio molto, molto semplice. Sono spunti di riflessione, spezzare le catene dell'odio, preghiere di un vescovo, di un imam e di un rabbino. Ecco, credo che possa essere un piccolo ma importante strumento, spunti per questa Quaresima che stiamo iniziando. Lo trovate sul sito, lo scaricate, paxchristi.it. Ma prima di lasciarvi ascoltare un po' un dialogo che abbiamo fatto con Don Fabio, ricordo anche alcuni momenti che stiamo vivendo. La Presidente del Consiglio che in Giappone ha detto manderemo gli F-35, grandi accordi economici militari, e su questo è intervenuto anche il Presidente di Pax Christi dicendo ma no, come si può accettare una cosa del genere in un mondo in guerra, rilanciare ancora la guerra? Oppure il Ministro Crosetto che dice aumentiamo le riserve, le persone come in Israele, militari come in Svizzera, avere dei riservisti pronti per la guerra, andare nel Mar Rosso, guidare questa coalizione per difendere le nostre navi che rappresentano interessi fondamentali. E se ci sono degli interessi, si giustifica anche la guerra. Se invece sulle navi non ci sono cose, ma persone, proprio in questi giorni
Abbiamo visto in Tunisia ancora un naufragio di tanti morti in mare, ma non sono interessi fondamentali le persone, interessano più le cose. Allora ascoltiamo qualche minuto di un dialogo che abbiamo fatto con Don Fabio Corazzina, era alla fine del mese scorso, proprio legato all'attualità, anche le varie dichiarazioni dei nostri ministri. Ascoltiamo Don Fabio Corazzina di Brescia. È abbastanza strana questa intervista, tra virgolette, strana no, perché ci chiarisce alcuni concetti. È anche interessante verificare come pochi giorni fa un'altra intervista del nostro ministro della difesa è uscita sul Corriere. Quindi una delle domande è come mai questa intervista è a tappeto, dove ribadisce alcuni concetti fondamentali. E provo a rileggerli per capire un po' quello che succede dal punto di vista del ministro. Innanzitutto si torna a parlare di guerra. Una guerra che a questo punto definisce in modo ulteriormente diverso, perché l'alfabeto delle guerre si arricchisce giorno per giorno. E allora entra in campo questo concetto della guerra ibrida, che spiega il nostro ministro dicendo che è una guerra che viene fatta economicamente, commercialmente contro una parte del mondo a vantaggio di un altro. Cioè russi e cinesi non sono attaccati dagli UTI, mentre invece siamo attaccati noi, mondo occidentale, l'Europa, l'Italia, gli Stati Uniti, e così si alterano le regole globali. Quindi la guerra ibrida smaschera l'idea che possiamo fare la guerra nel momento in cui vengono posti in dubbio i nostri interessi. Si ritorna al 1991 e alla ridefinizione della strategia di difesa, dove si diceva che non è più il problema di difendere i confini dell'Italia, ma gli interessi dell'Italia in qualsiasi posto questi vengano messi in dubbio e in questione. In questo caso è il Mar Rosso con gli UTI. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è legato al fatto che viene chiesto al nostro ministro: ma allora noi possiamo colpire le postazioni degli UTI? È interessante perché lui risponde: noi non possiamo bombardare, perché per bombardare serve la risoluzione internazionale oppure la richiesta di un paese amico. Però noi possiamo rispondere agli attacchi, cito testualmente, magari anche anticipandoli. Cioè, cosa vuol dire? Noi possiamo, non possiamo bombardare, a meno che ci venga richiesto. Serve una risoluzione internazionale, neanche nel nostro Parlamento, però possiamo rispondere agli attacchi magari anticipandoli. Ritorniamo al concetto di guerra preventiva, l'abbiamo già sperimentata e ci siamo fatti del male. Coinvolgere il Parlamento, di sicuro al Parlamento ci saranno delle comunicazioni e ci saranno dei passaggi formali, ma questa idea della guerra preventiva rientra in campo. Terzo elemento è che il nostro ministro, nelle due interviste, ritorna all'ipotesi di rilanciare la presenza di riservisti. Noi abbiamo l'esercito di tipo professionale, volontari, professionisti, eccetera, ma siccome gli scenari di guerra si allargano, allora prepariamo alcuni giovani a difendere. Ritorniamo all'idea di preparare alcuni giovani perché siano attrezzati alla guerra? Mi pare inquietante questo messaggio che viene dato. Si ritorna alla guerra, ritorna al centro, una guerra per difendere gli interessi, i popoli, il diritto internazionale, le persone non c'entrano più. Ritorniamo a una guerra preventiva che anticipa addirittura l'attacco degli altri. Il Parlamento sì, sarà informato, vediamo i passaggi formali, ma le urgenze ci porteranno a saltarlo come abbiamo fatto in altri casi, e i giovani si preparino perché potremo chiamarli. Non so dove ci porta questo. Forse non ha sentito alcuni messaggi diversi di questi giorni, Renato. Cito testualmente in questa intervista il nostro ministro Crosetto, che dice: abbiamo costruito regole con l'idea di un mondo sempre pacifico, di nazioni che non invadono le altre, di guerre che non incidono sul benessere dei nostri cittadini. E invece ci troviamo in un mondo diverso. Cioè l'idea è che noi siamo stati buoni e che abbiamo costruito un mondo che non ha tenuto conto degli altri. Oh, questo è verissimo. È che finché noi teniamo al centro il benessere dei nostri cittadini e non il benessere di questa umanità, come dice Papa Francesco, ma come dice il Vangelo, come dice il Magistero Sociale della Chiesa, come dice la Costituzione e la Carta Europea, il benessere non può essere solo nostro da difendere, ma il benessere dei diritti, dei doveri di ogni uomo e di ogni donna di questo mondo. E questo è un bel problema. Siamo alla mistificazione più totale. Raccontiamo bugie,
cancelliamo la realtà e diciamo non ci siamo preparati alla guerra in questi anni, per cui ci ritroviamo dentro la guerra, come se, dicevi tu, non avessimo aumentato le spese militari, non avessimo aumentato la difesa dei nostri interessi, non avessimo sfruttato i paesi poveri portando via le risorse primarie, non avessimo immaginato una democrazia che difende noi e noi il mondo intero. Forse su questo c'è un grosso lavoro da fare. Grosso lavoro culturale, ma anche un grosso lavoro politico, sociale e spirituale, perché è ora di piantarla, che anche i nostri ministri e i nostri governi continuino a raccontarci balle e bugie. Noi ci siamo attrezzati alla guerra e la stiamo facendo da tanti anni. In questi anni le abbiamo fatte quasi tutte le guerre, quelle che hanno fatto male al mondo. Non possiamo dirci che siamo stati preoccupati di altro. Credo che su questo dovremmo essere più onesti e quindi anche più cittadini tutti. Sì, e siamo coinvolti con la vendita di armi in tante situazioni, non ultima la tragedia di Gaza e le armi vendute a Israele. E quindi potremmo concludere invitando Crosetto a un confronto. Noi due non rappresentiamo nessuno, ma credo che con noi ci sono davvero tanti movimenti, associazioni, Pascristi di cui facciamo parte, Rete Italiana Pace e Disarmo e un mondo di uomini e donne di pace che dicono no, questa mistificazione, quello che dici tu, queste balle che ci vengono raccontate, noi non le accettiamo. Io, se credi, rilancio a Crosetto, visto che nel 2010 mi aveva autorizzato a entrare a Cameri prima degli F-35, io lo invito a Cameri, magari se ci apre la porta lui, credo che una stanzetta per un confronto si può fare lì dove si producono i diabolici F-35. Non mistifichiamo, ma finché abbiamo la possibilità confrontiamoci, perché, come diceva l'amico di Sarajevo, la guerra è come un treno: quando parte non riesce a fermarlo e non riesce a scendere. E noi con questo ci salutiamo, Fabio, e diamo l'appuntamento al prossimo piccolo video. E nel nostro piccolo diamo l'appuntamento al ministro, sempre disponibili. Ecco, allora, in attesa che magari il ministro Crosetto ci risponda, ci salutiamo qui anche a nome di Don Angelo e di Don Giorgio. C'è anche tutta una campagna di attenzione sulla legge 185 dell'export delle armi, delle banche armate, ma magari ne parliamo in un'altra occasione. Vi saluto, arrivederci a venerdì prossimo.